Allora, siamo in conferenza telefonica con Roberto Penso Tanfa e con Elio Dall'Acqua. Ciao ragazzi! Ciao, buongiorno! Buongiorno. Mi sentite bene? Mi sentite bene perché sono con i deboli mezzi della Chioggia Azzurra. Allora, raccontateci un po', intanto bravi, complimenti, ho visto le foto che adesso un po' le ho scaricate, le mettiamo anche sul blog di ieri, che avete fatto una cosa bellissima, siete andati là a San Possidonio, avete portato un pezzettino di chioggia, ho visto le foto, ho caricato il pesce, raccontateci qualcosa, dai. Allora, tanto una cosa, sono sempre dei ringraziare tutti a partecipare, siamo pescatori, ma c'è la cartazione che fa. Seconda cosa, sono diventato poi un ringraziamento da parte di tutti, penso, di tutto il nostro gruppo, alla Fondazione Pesca che ci ha aiutato in maniera con tanti, diciamo, un aiuto sostenibile, e anche a tutti che ci hanno creduto. Questa iniziativa secondo me è la più che farà partire, perché mi fa capire anche a che pure non è il solito che poi viene fuori nel giornale, mi spiace dirlo, e è stato tutto importante, perché tanto siamo andati là e veramente come una famiglia. Abbiamo trovato un sindaco che ha portato un calore veramente grande. Seconda cosa, prima di dire la verità, a fine di tutto il nostro lavoro penso che siamo stati soddisfatti. E un ringraziamento particolare alla regione di Calabria di Porto Viro, perché è stata noi che abbiamo messo in contatto per tutto questo discorso qua. Anzi, ha dato ai pescatori più giovani un piccolo diciamo regalo che sarà riconosciuto al sindaco per quel riconoscimento di quello che abbiamo fatto, Andrea, questo secondo me, però alla fine di tutto è stata la sensazione più grossa, quella di vedere la gente che ti applaude, e secondo me questo dato qua è un bisogno, questo è quello che ho visto ieri. E io passo per Elio perché penso che Elio era fuori, poi che c'è una galleria di piatti, tutto quanto, ha più avuto contatto con la gente. Vai Elio, dici qualcosa tu. Sì, confermo quello che ha detto Roberto, proprio vero, la gente ieri si ascolta in maniera veramente straordinaria. C'è dato un ringraziamento per quello che abbiamo fatto, ma noi non siamo da qui a fare un ringraziamento, siamo da qui a livello di cuore. È stata organizzata così questa manifestazione, questa diciamo piccola saga del pesce, non una chioggia ma chioggiotta in un paese dove ci sono i terremotati, abbiamo portato un po' di solidarietà e la gente ci ha veramente colto in maniera veramente bellissima. Penso Andrea che dopo alla fine il sindaco del paese che è venuto là ha voluto ringraziarci tutti quanti uno per uno, ci ha dato la mano a ogni persona che lavora, ci hanno chiamato fuori dal parco e tutta la gente ci ha applaudito, quindi per noi è stata una soddisfazione veramente grande, ma veramente grande. Ringrazio tutti gli amici pescatori, tutti quelli che hanno partecipato là e anche la gente di Porto Viro che è sempre con noi, come ha detto Roberto, i carabinieri, anche loro hanno avuto la loro solidarietà, quindi è veramente un'azione per noi straordinaria, ecco. È stata la prima e spero si fanno ancora veramente, perché per me personalmente è stata un'esperienza veramente grande. Poi vedere non soltanto la gente del Pozzo, ma anche tutti gli altri comunitari che c'erano là, i ragazzi, sono venuti a mangiare da noi, ci hanno ringraziato. Gente che nel suo piccolo ci ha perso tutto, chi ti ha portato una bottiglia di liquore, chi una bottiglia di vino, chi ha un dolcetto piccolo che aveva fatto in casa, guarda, credimi Andrea, per me è stata la mia prima esperienza, ma è stata una cosa grande, veramente grande. Ma io non voglio dire, ma veramente questo intervento vostro, inizialmente pensavo di metterlo nella pagina della pesca locale, ma invece lo metterò sulla pagina che abbiamo messo Proud to be Chiosotti, orgogliosi di essere chiosotti, è veramente un grande orgoglio quello che avete dato, perché insomma non è che navigate nell'oro in questo momento e siete stati veramente bravi a organizzare tutto quanto, e quindi sicuramente questa cosa fra tantissimi anni là quel comune diranno i chiosotti sono venuti da là fin qua a portarci il pesce. È sicuramente una cosa veramente che mi viene un po' la pelle d'oca, sinceramente. Io direi di mettere giù perché sennò diventa l'intervento troppo lungo e non. Se volete aggiungere qualcosa velocemente. Andrea, scusa, posso dirti una cosa? Ringrazio l'audio di Rosolina, che ci ha
ci ha dato una mano, hanno fatto i primi e tutta la parte finita. Penso che abbiamo fatto quasi 100 kg di pasta, abbiamo fatto. Complimenti, complimenti. Andrea, voglio precisare una cosa che ti ho detto. Abbiamo fatto 160 kg di pasta e abbiamo buttato via 2.000 primi. Tu pensa questo, 2.000 primi. Bravissimi, complimenti veramente, veramente. Bravi. Okay. Grazie ragazzi, grazie, a presto. Ciao. Grazie, ciao. A te, a te. Ciao. 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 Ciao.